Un cordiale saluto a tutti, buongiorno, bentrovati, rieccoci in diretta dai nostri studi, torna all'appuntamento con la nostra informazione, prima edizione integrale del nostro TG, che apriamo con gli aggiornamenti di cronaca, un rogo scoppiato in un appartamento al 13° piano di via Margherita, al civico 43, ha ucciso Mirella Quagliati di 96 anni, è successo ieri sera verso le 20:30, la donna abitava da sola con una badante che in quel momento non si trovava in casa, pare fosse paralitica, dunque costretta a stare sulla sedia a rotelle. L'anziana era figlia di Quintino Quagliati, noto archeologo che diresse agli inizi del secolo scorso il Museo di Taranto. A dare l'allarme verso le 20 è stato un vicino di casa dell'anziana che ha visto uscire del fumo da sotto la porta d'ingresso. Sul posto, per prestare i primi soccorsi, tre squadre dei vigili del fuoco di Taranto, ma anche la polizia per i rilievi di rito. Pare che a generare il rogo sia stata una candela ritrovata poi per terra in una stanza della abitazione. Inutili dunque le richieste d'aiuto della donna che è morta carbonizzata. E cambiamo argomento, torniamo a parlare dei festeggiamenti in onore del santo protettore della città di Taranto, San Cataldo. Nell'ambito proprio delle iniziative in onore di San Cataldo sono state premiate 5 personalità che si sono distinte in vari settori della vita cittadina, quali volontariato, attività sociali e morali, attività professionali, attività culturali, ma anche attività imprenditoriali. Il servizio. Che significato ha questo riconoscimento? Ma è un riconoscimento che io, da quando mi è stato detto, lo considero un riconoscimento alla normalità, perché io non ritengo di aver fatto cose particolari, cose eccezionali. Il mio modo di operare, da quando sono nato, è stato sempre nell'ambito della normalità, condurre, farsi carico dei problemi, dei bisogni di Taranto e nulla di. Il Cataldus d'Argento è uno dei momenti più rappresentativi della città, per la città di Taranto. In questi momenti si sente ancora di più l'appartenenza probabilmente al territorio. Beh, certo, questo io devo ringraziare coloro che hanno deciso di darmi questo riconoscimento. Vuol dire che il lavoro silente, il lavoro che ho fatto ha lasciato delle tracce, ma che io considero solo tracce, ma non risultati risolutivi. Cosa rappresenta questo momento il Cataldus d'Argento per la comunità ionica? È sicuramente un punto di riferimento per lei in questa particolare circostanza. Intanto è una sorpresa, perché io non sapevo assolutamente di essere in questa nomination. Sicuramente c'è stato questo collega di molti anni fa, Liuzzi, che ha fatto il mio nome, e questo per me è stato un elemento assai positivo. Circa il senso che può avere, bisogna che rifletta un momento per capire quali possono essere le responsabilità a cui sono legato. E ieri, come si diceva, la giornata conclusiva dei tre giorni dedicati al santo patrono di Taranto, i festeggiamenti hanno ricordato come sempre il ritrovamento del corpo di San Cataldo che risale al 10 maggio del 1071. Dopo la premiazione di ieri mattina dei vincitori delle gare sportive che si sono svolti proprio in questi giorni, nel pomeriggio alle 17 in cattedrale la messa pontificale presieduta da Monsignor Benigno Luigi Papa e poi il momento della processione. Il simulacro argento è stato portato in spalla da 12 confratelli del Carmine, partendo dal largo arcivescovado. Accanto al sacro, come sempre, il profano con le tante bancarelle che hanno fatto da sfondo, presenti in via Garibaldi, e in piazza Garibaldi invece il concerto del violinista Francesco Greco Ensemble, per chiudere appunto i festeggiamenti come ogni anno lo spettacolo pirotecnico dal castello aragonese. E cambiamo argomento adesso, spazio alla politica, impegno e convinzione, quello che le donne del Partito Democratico candidate per le prossime amministrative hanno deciso di fornire. Ma ascoltiamo i dettagli nel servizio.
intuito, sensibilità, voler fare, saper organizzare. Questo è tanto altro quello che le donne del Partito Democratico intendono fornire per partecipare al buon andamento della macchina amministrativa dei vari comuni chiamati a decidere per il nuovo governo cittadino. Domenica prossima, l'appuntamento è davvero prossimo e vicinissimo, si tratta di domenica 15 e lunedì 16, dunque fervono i preparativi. Con quale spirito le donne del Partito Democratico si avvicinano a questo appuntamento, l'appuntamento con le amministrative del 15 e 16 maggio? Che tipo di contributo intendono dare? Ma guardi, i 10 punti che presenteremo oggi per una città amica delle donne, che sono i punti che noi come Partito Democratico Nazionale, come Assemblea delle Donne Nazionale abbiamo proposto a tutte le città, è esattamente un'idea chiara di società, è un'idea di società ben precisa che cambierebbe proprio la fisionomia di una città, che sarebbe una città, perché una città più vicina e più vivibile per le donne e più vivibile per tutti. Parliamo di una società diversa che vede un rapporto nuovo, un rapporto diverso anche tra la politica e le donne stesse, le donne in politica. Beh, insomma, noi siamo all'anno zero, ecco, noi siamo uno dei paesi più arretrati nel mondo rispetto al ruolo delle donne nella società. Sappiamo bene quello che è l'idea delle donne e il ruolo delle donne del centrodestra, ma noi, siccome ce ne abbiamo uno diverso, vogliamo dire qual è la nostra idea del ruolo delle donne nella società. È semplicemente l'idea di chi fa parte del 52% della popolazione e deve assolutamente, ha il diritto, ma anche il dovere, di governare insieme agli uomini questo paese, perché è un paese che rinuncia a metà delle sue energie, è un paese più povero. Infatti il nostro è un paese più povero. Le donne che sono entrate nel Partito Democratico già da 3 o 4 anni si fanno oggi portavoce per le nuove leve. Abbiamo molti ingressi in queste liste, forse ne avremmo voluti di più, ma per una donna è sempre difficile cercare di accogliere l'impegno politico portandolo poi di pari passo con quello che sono i numerosi impegni della vita di una donna, quelli del lavoro, per ce l'ha, speriamo che siano sempre di più, nella nostra provincia un po' poche in verità, e soprattutto con l'impegno della famiglia. Tant'è vero che stiamo attendendo ancora molte delle nostre candidate perché impegnate in impegni familiari, consegnare i figli in palestra, riprenderli, riportarli. Una donna deve sempre comunque aggiungere l'impegno politico a numerosissimi altri impegni. Andiamo avanti con la politica, ma ci spostiamo a Martina Franca, una sconfitta per la politica ma soprattutto per la capitale della Valle d'Itria, Martina Franca, così il sindaco Franco Palazzo all'indomani delle dimissioni di 16 consiglieri comunali. Noi abbiamo raggiunto anche uno dei componenti della massima assise cittadina che hanno fatto dietrofondo proprio per comprendere i motivi di questa decisione che ora aprirà necessariamente una fase di commissariamento. Franco Palazzo, le osservazioni del giorno dopo, c'è sicuramente amarezza? No, perché c'è amarezza? L'amarezza c'è per la città di Martina, per i cittadini che purtroppo non saranno amministrati, qualcuno dirà amministrato male, altro bene, però io credo che il commissario è una sconfitta per tutti, perché che significa che non ha funzionato. Io non sono amareggiato per questo, io sono amareggiato per i cittadini di Martina Franca che non potrò continuare a dare quel contributo che ho sempre dato in questi 4 anni. Per quanto riguarda lo scioglimento del Consiglio, è un fatto che avevo previsto da lontano 2007, quando sono stato eletto sindaco, che a settembre 2007 il sottoscritto aveva già individuato che era un consiglio comunale fallimentare, ma non per colpa di tutti i consiglieri, per l'amor di Dio, ci sono degli ottimi eccezionali consiglieri che potrebbero continuare brillantemente sia dalla maggioranza sia dall'opposizione. Io devo ringraziare, il mio pensiero va a loro per aver continuato loro a dare una certa testimonianza, non di fiducia nel sindaco ma di fiducia alla città. Su questo mi dispiace, sono onorato per questo, ma che si dovrebbe arrivare a questa conclusione è una sconfitta non di Palazzo, è una sconfitta della politica, di chi ha esercitato la politica, Martina Franca, dei maggiori esponenti politici, che poi avremo modo di poter andarla a chiarire. Si apre sicuramente un periodo difficile per Martina Franca da questo punto di vista, quantomeno sinonimo di instabilità. Indubbiamente, questo è certamente, ma questa instabilità dura da Martina Franca da diversi anni. Se voi pensate
poco, che molti colleghi sindaci, a cui vale il mio saluto e la mia stima per gli anni precedenti, sono state vittime della stessa operazione che volevano fare a Franco Palazzo. Forse io non mi sento di essere stato una vittima del sistema, perché io mi sono dimesso prima che allora raccogliessero le firme, mi sono dimesso prima di quando si parlava se avessero 10 firme o meno, hanno sempre parlato di 14, 15, dovevano arrivare a 14, 15, 16, per togliere le castagne dal fuoco di Franco Palazzo, che pur non essendo stato eletto dai consiglieri comunali, perché il sindaco viene eletto dai cittadini, ha ritenuto più opportuno e con tanta umiltà di rassegnare le dimissioni irrevocabili. Per cui io dico, io faccio i migliori auguri alla città. Ringrazio Bustare che ha voluto essere sensibile a volermi intervistare, ma il mio pensiero va ai cittadini, va a tutti coloro i quali si aspettano un'amministrazione seria, onesta e trasparente. Franco Palazzo è il cittadino che è entrato 4 anni fa con serietà, con onestà e con trasparenza. Oggi viene fuori, va via con onestà, con trasparenza e con serietà. Le ragioni sono fin troppo evidenti, almeno ai miei occhi il fallimento di questa esperienza amministrativa si è rivelato abbastanza presto, già qualche mese dopo l'insediamento dell'amministrazione, quando non si trovavano i numeri per approvare addirittura gli indirizzi programmatici del sindaco, cosa davvero insolita e che avrebbe già giustificato dimissioni irrevocabili da parte del primo cittadino. L'esperienza si è protratta con mille difficoltà, non c'è mai stata una maggioranza, tutti hanno parlato di fallimento a partire dal sindaco che lo imputava alle segreterie politiche, i consiglieri che lo imputavano al sindaco e segreterie, insomma in uno scaricabarile l'unico dato certo e condiviso era che ci si trovasse di fronte a un'esperienza amministrativa fallimentare. E voltiamo pagina, molti gli stand allestiti per la 3 giorni dedicata alla sicurezza sui luoghi di lavoro al Palamazzola, il festival voluto dalla Scuola Edile di Taranto, dal CPT e da Confindustria Giovani parte proprio oggi e andrà avanti sino al prossimo 13 maggio. Rappresenta comunque un'ottima occasione di incontro e dialogo con le aziende per discutere proprio di economia ma soprattutto di nuova occupazione anche a Taranto. Manca davvero pochissimo a questo importante appuntamento con il mondo del lavoro, con il mondo della sicurezza sul lavoro. Sono in corso i lavori, ecco, un gioco di parole ma proprio rende bene. Sì, sono in corso i lavori, i preparativi ormai sono quasi al termine. Io credo che questi 3 giorni saranno, come dicevo anche prima, poc'anzi, saranno 3 giorni memorabili, in modo particolare per quelle aziende locali, che sono aziende sane, che sono aziende che vogliono continuare a investire su questo territorio, che anche se manca la determinazione, perché purtroppo è diventato un territorio aperto a chiunque e chiunque sta venendo a lavorare a Taranto sta lavorando male, perché sta portando una cultura diversa da quella che noi vogliamo continuare a dare al territorio. Abbiamo la necessità di dare corso a quelle che sono già tutti gli finanziamenti che sono già stati annunciati da tempo per Taranto. Abbiamo la necessità che le istituzioni insieme a noi partecipino affinché questo venga realizzato, soprattutto perché abbiamo una grande necessità, quella di riportare i lavoratori che oggi sono in cassa integrazione a portarli di nuovo a lavorare.